Radio.Musica, per la tua quotidiana dose di relax e spensieratezza. We Believe in Music è un programma radiofonico con musica che spazia dai successi del presente a quelli del passato. Notizie, interviste, curiosità, dedicate ad artisti internazionali, italiani, ma anche a quelli di casa nostra. Il sabato dalle 17, We Believe in Music, in diretta con Chicco, Scat e la regia di Angel Wild DJ. Microfoni aperti per una trasmissione interamente dedicata alla musica. Buon pomeriggio amici di Radio.Musica, ben ritrovati al consueto appuntamento del sabato pomeriggio con We Believe in Music. Siamo tornati puntuali come sempre, oggi 28 maggio 2022, sono esattamente le 17:05 minuti primi. Questo per ricordare gli amici a casa che siamo in rigorosa diretta. Sto sbagliando, Mr. Scott? Assolutamente no, ci sono 28 gradi fuori, visto che il 28 oggi sarà uno dei nostri numeri principali. Buonasera caro Chicco, Buonasera a te amico mio, come stai? Fa caldo fuori, noi qui siamo. Ragazzi, l'estate alle porte, vuole farsi sentire Come si sta bene qua dentro? Adesso sì, anche se il nostro amico Venti, cognome Latore, è rimasto lì, ostaggio, va bene, salutiamo anche lui. E salutiamo il nostro meraviglioso. Chi hai detto meraviglioso? Meraviglioso. No, mica, hai detto meraviglioso. Vabbè, niente. No, non è il nostro meraviglioso. Vabbè, quella cosa là. Cioè, mi deve stroncare. Comincia a stroncarmi. Angel White DJ. Buonasera, Angelo. Vedi com'è bello impossibile. Con questo avviso che bello. Diciamo hai visto, perché ricordiamolo sempre, ci guardiamo anche, ci sentiamo e ci ascoltiamo su www.radio.musica.com, sulle app sia per Android che su Apple. E soprattutto siamo sbarcati con la nostra barchetta anche su Twitch. È anche una novità delle ultime due puntate. E siamo in diretta anche su Twitch, dove potete seguire la diretta video e commentare e interagire direttamente con noi, con i nostri ospiti che sono già pronti. Qualcuno già li vede in video, però ve li voglio tenere ancora un po' sulle spine come facciamo sempre e ve li presentiamo tra poco. Intanto è doveroso mandare questo disco. Assolutamente sì. Dopo l'evento di questa settimana, tutti gli amici appassionati di musica e non solo conosceranno il pezzo dei Depeche Mode, Enjoy the Silence. È proprio questa settimana, purtroppo, la triste notizia della perdita di uno dei componenti. Questo è il nostro piccolo contributo. Il nostro piccolo omaggio. Piccolo, piccolissimo. Ci vediamo tra poco. We Believe in Music. Come crashing in into my little world. Painful to me. It's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl.
sono super convinto del fatto che chi ci sta ascoltando da casa, in macchina o in qualsiasi altro posto abbia già tirato su il volume per sentire questa canzone, che a me fa sempre emozionare a prescindere dagli eventi di cui abbiamo parlato. Però è una bella canzone, insomma, mi ricorda tantissime cose. È una delle canzoni dei Depeche Mode, cioè, esatto, come riconosci, esatto, Depeche Mode? Bam, è Join the Silence. Beh, sì, una delle tante più famose, diciamo, la possiamo mettere nella top 3 almeno. E tu sempre, sì, no, 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 c'è da dire sempre qualcosa contro di me, qualsiasi cosa dico c'hai sempre là. Ma non è vero, è che io ho una preferenza di un altro disco dei Depeche, tra l'altro ce l'ho anche in casa in cellofanato perché è storico. E gli mortacci tua. Lo sapevo che me la doveva tirar fuori. Allora, ben ritrovati amici a casa, We Believe in Music è tornato, è sabato pomeriggio e ne siamo pronti ancora per questa nuova puntata. E siamo pronti per presentare gli ospiti di quest'oggi. E Scott ormai ha preso di mira le comitive di ospiti, cioè... Sì, perché scusa, dopo tanto tempo che siamo stati da soli a casa, chiusi sul divano, è bello stare insieme, è bello riabbracciarci. Allora, diamo il benvenuto ai nostri amici. Questo lo faccio fare a te che sei okay. Bravo. E allora, però mi sta scappando anche la battutina stupida, eh? E allora ve lo dico, signori, facciamo un grande applauso e un grande benvenuto a Nothing More to Say. E visto che non c'è da niente da dire, la puntata finisce qui e ce ne andiamo. Ciao! Io me la stavo già immaginando nella testa questa. Era facile, era quotatissima questa, ragazzi. Ormai anche i bookmaker la quotavano 1-0-1. Sì, era facile, facile, facile. Vabbè, vabbè, dai, me l'avete salvata sul piatto. Vabbè. Allora, on the plate. Nothing More to Say, sono con noi quest'oggi. Benvenuti ragazzi, ciao, come state? Benissimo. Io credo che qualcuno non lo riusciamo a sentire. Cerchiamo di avvicinarsi un pochettino. Credo che siete fuori out of range. Ci siamo? Allora, intanto vi do il benvenuto. In video siete... Oh, siete carini in video, ragazzi. Non l'avrei mai detto. No, siamo... Sembrate una band seria, sembrate. Vuoi fare la Baldoria? Sì, voglio fare la Baldoria. La Baldoria, la Baldoria. Aspetta, vediamo, forse... Forse adesso ci siamo. Ah, incredibile. Era semplice. Era una cosa, la cosa più elementare. Ma tu sai mondo. Che quello lo chiamano il mago ronzo anche. Con la sola imposizione delle mani. Oh, quando lo dico io. No, perché io dovrei fare il tecnico, però faccio lo speaker, capito? Vabbè. E faccio il tecnico, lo faccio fare ad Angel White. Ognuno il suo. No, stiamo scherzando. Allora, fatti sentire, fai sentire la tua voce, come stai? Molto bene, io molto bene, è un piacere essere qui in vostra compagnia. Possiamo conoscere i vostri nomi, per favore? Io sono Francesco e sono il cantante e chitarrista della band. Il frontman. Sì, più front che si dice così. Che man, però. Io sono Maurizio, sono il batterista. Io sono Michele, sono il chitarrista ritmico. Io sono Dario, sono seconda voce e bassista. Però hai visto, il chitarrista ritmico. Ragazzi, impariamo a dare le cose serie si fanno. No, io sono il chitarrista che suona la chitarra. No, io e quello che sta al mare, le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi ritmico. Allora, siete una band, sì. Questo è palesemente, diciamo, sì, sì, chiaro, sì. E venite tutti da o siete... Oh, io sono di Taranto. Da lei si è un gruppo misto. Mettiamo le cose in chiaro da subito. Da là sei venuto? Sì, non c'avevo niente da fare oggi pomeriggio, ho detto mo... No, da dove l'hai presa Taranto? Vado a fare un salto. Ma cazzo, io sono serio nella redazione, cioè non è che stiamo a giocare qua. Dica, almeno rimborso spese. No, io devo fare. Mi fa bari da tanti anni, quindi sarà un rimborso spese minimo, diciamo. Dai, sì. Mi stavi prendendo in giro. No, no, sono... Vabbè, sei di Taranto. Sì, 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 adottato da Bari. Da Bari. E poi gli altri, diciamo... Voi invece... Disagiati. Tutti i baresi o dintorni, Michele sì, di Adelfia e Dario siamo di Bari. Bari. Città, sì, sì, sì. Bari e Bari. Bari e Bari. E basta, non parlo più di Bari. No, perché mi dicono che tutto... Bari è la mega città del mondo. Come Bari non c'è nessuno. Non qua c'è. Lo dico e qua lo nego. Esattamente. Cioè, vero, vero. Diciamo. Diamo subito i contatti dei vostri social, così gli amici a casa possono... hanno la possibilità di iniziare a conoscere chi siete, che musica fate. Già la regia mi aveva anticipato che oggi ci sarà da muoversi parecchio. Beh, diciamo, speriamo. Allora, noi siamo sostanzialmente su tutte le piattaforme possibili e immaginabili, anche quelle che, diciamo, devono ancora essere inventate sostanzialmente. Okay. Siamo su Facebook, su Instagram, che è la pagina che curiamo un po' più da vicino.
su YouTube, in cui abbiamo alcuni video anche di live e cose varie. Ok. E poi siamo su Tinder, siamo su Tinder, sì, di, sì, gruppo. Siamo su, sì, Tinder di gruppo, sì, sì. Poi abbiamo anche The Club. Siamo su Napster. Bello, di Club, non me lo ricordavo più. Guarda, sì, io lo uso ancora. Noi, diciamo, cerchiamo di portare in auge. Che Francesco si sia anche iscritto a Grindr. Sì, no, ce l'ho tu. Tumblr, tutti ce li abbiamo. Vabbè, hai dimenticato OnlyFans, scusami, là non ci siete. No, lì, quello ce l'ho io. Ci stiamo attrezzando. Sì, più che altro bisogna fare foto, capito, in un certo... Bisogna avere l'attrezzatura. I miei piedini piacciono. Ok, sappiamo quali saranno i primi contenuti su OnlyFans. Ah, sì, interessante nel mood della serata. Raga, facciamo musica, dobbiamo pur tirare a campare. Quindi... Da qualsiasi. Sì. Vabbè, sì. OnlyFans, sì, sì, bravo. E come vi trovano? Il nome, sì, sì. Nick Trobasta, digitare il nome, ah, della, sì, band. NMTS.official, credo che sia. Sì. È facile da ricordare. Sì. E sono le iniziali, cioè NMTS. Sì. No, come fai a scrivere Nothing More to Say? No, sì, era come We Believe in Music. Che... Non ho fatto VBIM. Era lo stesso problema. Che è molto simile a VBIM, però. Diciamo, sì, ma quello ricorda altre cose. Altri film che. Che ne sanno loro? Non lo so, non lo so. Non chiedermi. Gliel'hai detto tu. Fai partire la clip. Vabbè. No, ne parliamo fuori onda di questa roba. Non ho detto niente. Ok, io direi di far ascoltare subito uno dei vostri brani. Il primo in scaletta, si chiama Lost in the Rain. Ne parliamo dopo, prima lo ascoltiamo, tra poco. Lamentare quando, non ti lamentare poi quando dice mi avete rotto le cuffie. Hai visto che ti ho portato Lost in the Rain, Nothing More to Say. Si può cominciare bene così. Sono rotti bella... i padiglioni delle cuffie. Non fa niente, tanto la devi cambiare con tutti i soldi che c'hai. Che significa questo? Devi cambiare. Sono affezionatato a questa cuffia io, perché me l'hanno regalata. Ecco. Allora, abbiamo ascoltato Lost in the Rain dei Nothing More to Say. Cazzo, come sono british. Ben international. Oh, qua è roba grossa. Sì, qua, sì. A parte che ho sentito. Parlavo con voi nel fuori onda, però sotto c'era. La sentivo ed era bella carica questa roba. Sì, diciamo. E più o meno, ecco, l'abbiamo scelto come brano di lancio, brano principale di un EP che abbiamo fatto uscire a dicembre.
E diciamo è un po' la nostra canzoncina preferita, se vogliamo, figa, delle 5. Abbiamo fatto anche un videoclip per la regia di Fabio Barletta, un ragazzo sempre locale della Puglia, insomma. E coltiviamo talenti, praticamente. No, non è vero. Ma no, tutto a chilometro zero. Hai detto roba giusta, perché poi lo scopo del nostro programma è proprio quello. Esatto. Cioè di far maturare e cercare di dare un piccolo contributo al successo degli artisti di casa nostra, come dice il nostro slogan. Quindi voi fate metal a sto punto? In realtà la nostra impronta principale, almeno noi ci definiamo come una band punk rock. Ok. Ma okay. Infatti diciamo l'ispirazione principale per questo pezzo sono i Misfits, che sono un brano diciamo vecchia scuola dell'horror punk. Ma in realtà le nostre sonorità sono un po' diciamo una commistione di elementi, perché noi fondamentalmente siamo quattro scappati di casa. Sì, siamo un vero e proprio minestrone stilistico. Sì. Ognuno di noi proviene da una diciamo ha un background artistico differente. Per esempio, io sono appunto più punk, ho sempre ascoltato punk e suonato punk e punk rock vecchia scuola. Quindi NoFX, Rise Against, Anti-Flag e quant'altro. Dario invece è, sì, per dare giusto degli input, cioè nomi così, ma anche gente nostrana come Pancreas, quindi anche Pancreas, musica italiana. Questi li abbiamo avuti noi, no? No, non abbiamo avuti Pancreas, ci abbiamo provato. No, i due tipi ci abbiamo provato. Come si chiamavano quelli? Il duo cane. Quelli, il duo cane. Ah sì, il duo cane. Questo li conoscono. Li ho visti dal vivo. Ma io non è che voglio dire, cioè siamo arrivati alla terza stagione e tu stai ancora a chiedere agli altri gli artisti che porti. Cioè io mi vergogno. Cioè, ma non ti vergogni un po'? Ma io non lo so. Allora, quello che dico spesso ad Angelo, cosa ho detto? Oggi lo dico a te, perché basta, io non ne posso più di questa cosa. Che cosa? Non lo trovo più. Ok, allora. Poi sono io. Anzi, da quel. No, cara! No! Non ti do questa soddisfazione! Non ti do questa soddisfazione! Ecco. Boato della folla. Dario invece è più, diciamo, punk, pop punk. Più... Sì, il classico esempio del bambino pop punk. Ho sempre seguito molto Sum 41, Green Day, Zebrahead. Sono sempre stati più un po' i miei riferimenti. Beh, e poi abbiamo loro due, che sono ancora altre due realtà differenti. Beh, io fondamentalmente vengo da 15 anni fra rock, heavy metal, Metallica, Iron Maiden, Guns N' Roses, AC/DC, Queen. Potrebbe andare avanti per due ore, ragazzi. E quello mi dà comunque un po' di spunti per quando siamo in fase compositiva, per gli arrangiamenti, con una spinta in più verso qualcosa di un pelo più aggressivo. Ecco perché, diciamo così, chitarra ritmica, hai capito? Ci piace. Beh, Mori, concludi. Vabbè, io sono quello che praticamente non c'entro niente con questi con questi tipi loschi qua. No, vabbè, io diciamo vengo da un ascolto un po' più funk, un po' più, diciamo, sicuramente un po' più morbido rispetto ai generi ragazzi, però inizialmente mi chiedevo come mi ci ero trovato in sta storia. Poi ce lo chiedi anche ci adesso. Siamo praticamente sposati e ci stiamo a vedere, siamo andati un gruppo aperto, insomma. E adesso il problema è cercare di staccarci l'uno dall'altro. Non ne potete fare più a meno. No. Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. Ehi, ma sta parlando di noi? Estremamente relatable. Sì. Queste sono le sue entrate. Così, abituatevi. Agambatissimo. Sì, sì, gli piacciono molto. Siamo qui e quindi, per però, visto cosa ha prodotto tutto questo casino? Sì, di... è un delirio in realtà. E soprattutto, diciamo, non solo nei 5 pezzi che sono presenti nel primo EP omonimo, ma anche nei brani su cui stiamo lavorando adesso. Stiamo proprio rimarcando questa differente provenienza artistica e musicale. Ma io direi che dei progetti futuri, ti interrompo un attimo, ne parleremo durante la puntata, allora, così teniamo tempo. Un po' gli amici all'ascolto. Ti devo fare solo una domanda sul titolo, Lost in the Rain. Passo la palla a Dario. Ah, Lost in the Rain in realtà è una canzone che abbiamo scritto io e mio amico circa nel 2012. Che in realtà non ha mai visto la luce, che è stata poi riesumata molti anni dopo con questa band per tirare fuori quello che alla fine dei conti avete sentito stasera. Quindi Lost in the Rain è riferito a che cosa? È una canzone che parla di un uomo che ha perso se stesso, quindi la pioggia più che altro è vista un po' come figura retorica,
okay. nella canzone. Ma il vero significato è appunto di quest'uomo che cerca di capire come ritrovare se stesso dopo essersi perso. Bene, anche un significato profondo questa roba. Sì. Se vai a scavare, vedi. Sembriamo stupidi, però in realtà sembriamo stupidi, lo siamo. Ragazzi, ma a volte abbiamo anche qualche piccolo intelligenza. Avete incontrato due stupidi più di voi, quindi voglio dire. Cortesemente non rida. Non ok, perché? Cortesemente non rida. Perché basta, che cosa se cose così da qua da là. Posso, puoi annunciare il prossimo disco. Per favore. E allora sì, siamo qui. Allora, ancora una volta, in Nothing More to Say. Questa è Mondays. Mondays, everything feels so damn shitty. A fucking day, Mondays, it's even harder to wake up. A fucking day, Mondays, everything is such a drag. A fucking day, Mondays, I just feel so dope and I'm real. Give me just one reason to get up and leave this fucking day. Give me only a reason to wake up. Give me just one reason. Come non farla finire tutta. Ladies and gentlemen, questa era Mondays e abbiamo qui in Nothing More to Say. Che bella, che bella. Che oggi c'è da alzare solo il volume di qualsiasi apparecchio che state ascoltando. Se siete in cuffia e state correndo e ci state ascoltando, su il volume e sulle gambe, perché si deve correre tanto. Senti sta roba, dà una carica pazzesca. Ricordate, gentili ascoltatori, se i coni delle casse non si sono rotti, vuol dire che il volume non è abbastanza. Non l'avete alzato abbastanza. Io ho i coni delle cuffie che... E io ho i padiglioni auricolari. È un buon inizio. È un buon inizio, no? Allora, ragazzi, come vi state trovando? Senti, è tutto bellissimo, devo dire... Una pizza? È possibile? Magari più... Allora, vi ricordo che siamo nel paese San Michele di Bari, della rosticceria, quindi qui il piatto tipico è la carne arrosto. Eh sì, ma noi abbiamo un problema. Ecco. Noi abbiamo un problema, non volevamo parlarne però. Siete vegani? No, cioè non tutti. Ha stambato in culo, faccio cioè... Non iniziamo ad offendere. Non... C'è uno... C'è non me la sento di dire, non faccio nomi e cognomi. Sì, abbiamo purtroppo un mangiaverdure tra di noi. Non faccio nomi e cognomi. Ah, uno di voi lo è. Sì. Acchiappa la talpa ora. Ma io dico sempre, la tradizione punk, ci sono tantissimi artisti. No, ma io dico che è lui. Sono io. Sì, guarda, ci hai azzeccato. Lui ha detto indovina chi è, però... c'ho la faccia, capito? C'ho la faccia vegetariana. C'hai i muschi e i licheni che ti crescono. No, vabbè, easy, ci sta, cioè figurati, scelta di vita. Ma infatti, prima dicevo, manco da San Michele da... tantissimi anni. Perché non venivi a mangiare la carne? C'è un motivo. ma tra un po' ci sarà un problema serio per te. Perché dalle finestre si innalza la fragranza. Quello... sono abbastanza preparato, perché tanto con queste bestioline che c'ho accanto sono pronto a tutto. Guarda. Dai, si scherza, figurati. Sono pronta. Sì? Sei già pronta? Noi siamo sempre pronti. Allora, intanto volevo ricordargli agli amici in ascolto che possono raggiungerci anche via WhatsApp al 393 28 24 444.
e possono mandare i loro messaggi, ma qualche domanda da fare ai nostri amici ospiti, e oppure possono interagire con, direttamente dalla nostra app scaricabile da Android e iOS. Comunque c'è anche qualcuno che ci ha salutato, che un attimo si è bloccato tutto qua. Oddio. Che dice: ciao bellissimi, dobbiamo andare a fare una visita oculistica. Avranno sbagliato. Sì, no. No. Forse era a voi, raga, più che a noi. È mia madre. No, 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 il bellissimo qua è Scattone, lui sarà lui allora. No, no, è per lui per forza, assolutamente. Cioè, anche per esclusione, capito? È per a forza meno che in video lui ci sia qualcosa di abbiamo diverso. Ho capito che oggi non sono io quello che fa la coglione. Va bene, va bene, va bene, ho capito. Allora, parliamo di questo brano Mondays. Lunedì, sì, è, diciamo, è un testo appunto differente, se vogliamo, totalmente differente rispetto al precedente. Diciamo che a noi piace mescolare un po' le carte in tavola, sia per quanto riguarda le sonorità che per quanto riguarda i testi. Infatti, okay, se prima abbiamo sentito una canzone che parlava di una persona fondamentalmente smarrita, questa canzone parla fondamentalmente di quanto detestiamo i lunedì. E che è vero, cioè è un sentimento comune. Il lunedì, ma poi perché questo odio? Secondo voi c'è un motivo? Secondo me è partito uno a dire che è schifo il lunedì. E tutti si sono accodati. E tutti hanno detto sì, no, è vero che è schifo. Ma se poi ci fai caso, anche quando tu non lavori il lunedì, ma inizi a lavorare il martedì, odi il martedì come se fosse il lunedì. Cioè, quindi alla fine è l'inizio della settimana che... Cioè, quest'anno mi sono fatto un po' di conti con le festività, sapete? I conti che si fanno inizio anno, esatto, per capire le feste quando quante cadono. Feste che tu zompi lavoro, ponti, eccetera, eccetera. Quest'anno è uno schifo totale. Anche l'anno scorso. Cioè, Scat, Pasqua, quest'anno, di domenica. Senti, credo sia sempre stato di domenica. Veramente? Sì. Non so, io speravo nel 2 giugno di fare un ponte, invece no. Mi casca il mondo. Gli ultimi 2000 anni, no, diciamo, è stato più o meno... No, però 25 era, sì, di domenica. E altre... Il 2 giugno di quando cade? Mercoledì, se non ricordo. No, giovedì male. Dovrebbe essere. O giovedì, boh, quest'anno, settimana prossima. Sì, giovedì, giovedì. Giovedì. Cioè, sapete che significa? Io devo lavorare lunedì, martedì, mercoledì. Fai pausa. Ponte. Sì, giovedì. Riprendere il venerdì. No, usi il martedì. Fai ponte. E poi il sabato non lavoro di mio, quindi, cioè, fai ponte. Ragazzi, non è possibile. Sullo stretto. E se è come quello, sta tranquillo che non si farà mai. Allora, amici a casa, Nothing more to say. Listen and repeat. Nothing more to say. Bravo. Ok, comunque Urpo Json sarà la donna del frontman. Dice: ehi, ma quello è il mio ragazzo. Okay. No, non la conosco. Come non la conosci? Guarda che questa è un'arma a doppio taglio. No, la conosco bene. Comunque non so se state notando, ci hanno portati tutti famiglie, fidanzate, moglie, dietro. No, noi non, lui ha più il controllo della situazione social, sì, quindi ha sotto controllo questa situazione. A proposito di social, la papera? Yes, ah, è la solita papera che va a finire in faccia a qualcuno. Ma è bellissima, ma meglio della faccia di Maurizio, secondo me. No, a livello di camera, di prospettiva, va a finire, sì, allora la mettiamo qui. Point face. A proposito di social, volevo indirizzare tutti gli ascoltatori al nostro profilo Instagram, dove c'è il solito sondaggio, tra virgolette, dove chiediamo ai nostri gli amici che ci seguono quali domande vorrebbero porvi. È arrivato qualcosa questa settimana? Ne è arrivata già una, eh? Aiuto. Te la devo dire? La sai già? Dai, falla. Niente. Non la posso fare più io questa domanda. No, no. Allora, come la solita cosa, mi sposto un attimo, mi tolgo la mia cara cuffietta che mi avrà lasciato un sacco di peli verdi. Beh. E la faccio vedere. Ah, e io la devo indovinare. Mi sto spaventando per questo. Aiuto, ragazzi, che cos'è sta roba? Scommetto che la devo indovinare io. Ma chi l'ha mandata sta? Che cos'è? Ah, ma in generale. No, questa è arrivata su Instagram e arriva puntualmente ogni settimana. Ok. La stessa domanda? La stessa domanda. Perché nasce dal fatto che io ripetevo a tutti i nostri ospiti questa domanda. Poi a un certo punto ho detto: vabbè, sta roba non fa più. E quindi stavo cercando di evitare questa, però invece sì, evidentemente piace. Is back, come dice qualcuno, spiace. È vero, non abbiamo parlato di niente, di queste cose non abbiamo parlato. Niente, io sono contento. Spiace, e lo so che sei contento. Anzi, non vedo in scaletta il famoso brano. No, quello è vero, lo dobbiamo mettere dopo lo dobbiamo mettere. Is on fire. Is on fire. La domanda è:
Qual è il vostro rapporto con i talent show? Ed era quella! Era quella! Un applauso, un applauso sintetico, non ce l'abbiamo più. Angelo, un applauso sintetico, non ce l'abbiamo più. Non ce l'abbiamo più. Facciamo noi. No, vabbè. Quindi, se vi va di rispondere... Certo. Oh! Basta un po' di impegno, è un applauso un po' formale, non è da stadio. È molto da prima comunione. E niente, cosa ne pensiamo? Allora, puoi anche decidere di non rispondere. No, perché no? No. Vi piacerebbe partecipare? Allora. Ne avete già provato qualcuno? O non vi interessa la storia del talent, eccetera, eccetera? Allora, parlo un attimo. Vai. In realtà, secondo me, il discorso talent, per quanto riguarda il band, è sempre un po' fonte di diatriba interna. Perché ovviamente ognuno di noi ha un suo pensiero in merito. Noi al momento siamo su che tipo di posizione, diciamo, generale. Li guardiamo con... Stanno lì. Sì, vogliamo un attimino capire, anche perché noi comunque siamo, diciamo, all'inizio del nostro percorso, che comunque avrà dei risvolti, poi magari ne parliamo dopo, molto positivi per noi, e quindi che ci porteranno tante novità, tante cose belle. Certo. In questo momento, diciamo, per noi i talent non sono una priorità, possiamo dire questo. Okay. Non sono una priorità in questo momento. Diciamo anche perché c'è da dire che il punk non è facile proporre qualcosa punk in un format social. Se scegli X Factor, dove magari c'è Agnelli che non c'è più Agnelli. Quest'anno non c'è più giudice. Pensavo di darvi una possibilità da quelle parti, magari c'era lui che dopo Pasqua l'hanno. Vabbè, puoi metterlo. Questo è peggio di te, Scaltore. Questo è peggio di te. Io lo inviterei a fare il conduttore. Così, fatti un programma. col vegano a fianco. Questa ne hai visto il casino? Hanno fatto. Allora, ci sarà il ritorno. No, non ho capito. Allora, ritorno di Fedez, Dargen d'Amico. Ambra, ti giuro amore, un amore eterno, se non di amore non andrò all'inferno. E l'ultimo è stato Arcomi, che io sinceramente di Arcomi, cioè non lo vedo. E probabilmente cambia anche il conduttore, non dovrebbe essere più l'ultimo, del quale non ricordo anche Cattelan. Il nome. Ludovico Tersini, ecco, mi sono ricordato. Probabilmente ci sarà la Michelin, la Francesca Michelin. Perché non giudica? Cioè deve presentare, cioè quella che deve giudicare, cioè presenta anziché giudicare. Ma che ti forse ha delle io sto a Sky, io sto qua a Radio.Musica. Ragazzi, quando ci mette in mezzo la roba. Ma a proposito di Radio.Musica, ci siamo dimenticati una cosa, eh? Che cosa? Ciao zio Pino, come sempre. Allora, il prossimo brano in scaletta, ricordiamo agli amici a casa che la scaletta è preparata prettamente dai nostri ospiti. Noi non mettiamo mano alla musica che voi volete fare ascoltare. Il prossimo brano è sicuramente uno dei brani molto conosciuti, ed è i Blink 182, io li chiamo in italiano. In inglese come sarebbe? Blink? 182. Mamma, come sei british. Voglio. Lo ascoltiamo e poi chiedo a uno di voi il perché è in questa scaletta. Tra poco. We'll be right back.
Radio.musica. Tutta un'altra musica. Tutta un'altra musica. Questa è We Believe in Music sulla frequenza di Radio.musica. Ancora con noi, ancora sempre con noi per tutta la puntata. Buongiorno direttore, bentornato, eh? Cioè, io, cioè, ma si può fare un programma così che lo speaker se ne va, mi lascia da solo. Vabbè, va. Allora abbiamo ascoltato due canzoni, una è Blink 182 con Anthem Part 2, che per me è una delle canzoni più belle di Blink. Io lo dico sempre, è una delle canzoni più belle. Oh, oh, che è successo? Sta succedendo, bro? Sta succedendo, bro? La discoteca. E poi abbiamo ascoltato la loro canzone. Ovviamente, li ripetiamo, oggi siamo con i Nothing More To Say. Anche se c'è qualcuno qui sulla Twitch che ci sta un po'... Vuole dare le botte al nostro caro frontman. Faccio questo effetto. Questa era Rage Room. Ci parlate di questa? Cosa fa Francesco alle femmine? Sì. Ma ti piace fare la baldoria? Prendo un sacco di mazzate. Quante ne prenderò dopo, non vi dico. Allora, vogliamo parlare di Rage Room? Assolutamente. Allora, sì. Anzi, facciamo una cosa. Dammi un breve excursus sui Blink. Esatto. Come mai questa canzone? E poi parliamo di Rage Room. Allora, canzone dei Blink, perché? Perché, vabbè, io personalmente mi sono ispirato un po' ad Anthem, parte 2, perché ha un groove, una parte di batteria sulle strofe molto interessante, e più che altro ho utilizzato quell'ispirazione su un altro pezzo nostro che si chiama Pena, in realtà. Poi ovviamente per chi fa punk rock, pop punk, i Blink sono comunque un gruppo a cui devi per forza guardare, che devi per forza ascoltare. Infatti, diciamo... Lui è in adorazione. Sentire, diciamo, Rage Room è primo un pezzo suonato Travis Barker, diciamo, non lo so, dai. Non è il massimo, però no, vabbè, cerchiamo di fare il nostro. Però dai, i Blink sono comunque un gruppo che devi per forza ammirare se fai questo genere. Certo, poi immaginiamo che perché loro sono un po' quelli che portano avanti questo genere. Probabilmente i più conosciuti anche fuori dal contesto, dal nostro contesto musicale, perché chi ascolta questo tipo di musica difficilmente esce dal suo rango, nel senso che non si sentirà Gigi D'Alessio. Per favore, non offendiamo il mio cantante preferito, perché non mi sembra il caso comunque di... stavamo andando così bene, poi adesso, insomma, offendere Gigi D'Alessio... Vabbè, besame sempre come suona il corazon. Nella domenica di agosto. Fra l'altro va detto che poi Barker, in questo momento, noi gli dobbiamo tutti un po' qualcosa, noi che suoniamo, diciamo, questo genere, un po' questo sottogenere che è il punk, perché... sta portando molto in auge
in America e quindi sta arrivando anche qui in Europa, tutta questa corrente punk, quindi i vari Machine Gun Kelly, tutto questo genere, che sta aiutando in qualche modo anche noi a farci sentire meglio, a farli conoscere. Certo. A proposito di questo, interrompo un attimo il discorso dei brani. Sul piano pugliese, com'è messo il punk? Male, cioè nel senso male. Allora, diciamo, forse non conosciamo abbastanza. Sì, non conosciamo abbastanza sicuramente questo aspetto qua. C'è da dire che, appunto, come dicevo prima, suonare in questo momento punk non è facilissimo. Diciamo, certo. I locali non si prestano molto a questo tipo di proposta. Sì. Bisogna puntare, diciamo, in altre direzioni e cercare di seguire altre strade. E noi diciamo che una strada la stiamo percorrendo. Ci stiamo provando. Per fortuna ci abbiamo i social, ci sono le piattaforme di streaming, esatto. La vendita online che fa oltre il contesto di casa, il contesto home. E poi c'è We Believe in Music che vi dà anche questa possibilità. Ma in realtà, per quanto riguarda il discorso punk, in effetti ci sono delle realtà. Che però sono di nicchia e soprattutto legate molto a un genere, a una variante più aggressiva e più estrema di queste sonorità. Per favore, variante basta. Sì, hai ragione. Disgraziato, maledetto! Chiedo venia. Hanno altre sonorità, ecco, più aggressive, più cariche, più hardcore, diciamo. Che però, ecco, sono molto distanti da quello che stiamo cercando di creare noi. Nel mio immaginario, il gruppo punk, metal o quei generi che accorpano una tipologia di musica, io personalmente li associo al festival studentesco, nel senso che hanno l'unico spazio per esibirsi è proprio in un contesto musicale al liceo, no? Sì, i centri sociali generalmente, diciamo, sono anche quelle alcune realtà in cui ci si può esprimere, ecco, okay, quando okay. si fa questo genere. È proprio così, anche perché se poi provi a suonare in altri contesti, no. Cito testualmente quello che mi dice mia madre, posso usare il dialetto, sì, barese. Puoi fare tutto quello che vuoi. Dici, no, non vi vengo a sentire perché tu che kid fai troppa ios. Quindi alla fine bisogna essere sicuramente, è più settoriale, cioè il punk è un po' più settoriale in questo momento. Francesco, puoi fare la traduzione per gli amici di Bologna? Puoi ripetermelo gentilmente meglio, affinché io possa... Scandisci. Gentilmente, sì, un attimo che mi collego, vada. Che non facci troppa ios, praticamente. Che loro seguono dei brani ad alto volume, ad alto BPM. 10 su 10 proprio. No, io me lo porto apposta. Allora, non a me. Parlando invece di Rage Room, chi me ne parla di voi? Invece che loro stanno parlando troppo. No, stanno parlando troppo, voglio sentire voi. Vai Mike, vai Dario. Ma la chiama Rage Room l'hai scritta tu, bro. Okay. Cioè, poi ha ragione la ragazza che però scrive, tu hai segno, no? C'ha ragione. In pratica Rage Room parla di quello che potrebbe provare una Rage Room, una stanza dove si sfoga la rabbia, che sono quelle stanze messe a disposizione per essere distrutte. Sì, sostanzialmente. Sì, sì. Poi dice che non devo dargli un bacio, ma sei troppo bravo. Hai visto? Questa canzone parla proprio di quello che proverebbe ipoteticamente questa stanza nell'essere distrutta. Quindi parliamo della stanza, non di quello che puoi scaricare. Parliamo della stanza dal suo punto di vista. Che peccato, poverino. Infatti che non cazzo sta molto t'ho bene. Fatto? Cioè... Infatti. Però anche quello serve, perché così facendo aiuta qualcuno a scaricare la tensione accumulata. Io la vorrei provare. Dal precedente lunedì. Io così a fine anno non ci arrivo. Esatto. Io così a fine anno. Quindi ci vuole una bella Rage Room. Andiamo a scatamazzare. Ne aprirò una in zona, ragazzi. Ne aprirò una in Secondo zona. Me sarebbe un grande investimento. Assolutamente. Sì? Molto remunerativo. Sicuro. Ah, io ci noi provo. Siamo i primi clienti. Vai, noi ci siamo. E sotto il video di Rage Room non si registra da solo. Mentre c'è uno che sfascia roba, metto queste le vostre canzoni come base per dare la sì, carica. Sì. Di certo non li metterei in un ASMR, quindi diciamo che... Cioè, vedi cosa mi ha detto lui. Possiamo osservare Francesco. Mentre prende il suo bastone di legno, spacca con forza contro il televisore. Cioè, ma io, la gente che va a guardare sti video, di che Angelo si sta mangiando il panino per sentire scrocchia. Cioè, ma siamo messi male! Un saluto a Michele, un mio amico che probabilmente ci sta guardando e che si spacca di ASMR. Ciao, Mick. Ciao, Michele. Bravo, anzi, come se fosse. Michele.
Questo, questo movimento di volume nelle orecchie ha un significato. Qual è? Dobbiamo ascoltare il prossimo ragazzi, brano. Ragazzi, a me mi avete rotto le balle. Senti, questo è difficile da dirlo, puoi dire tu? Lo dico, cioè, veramente. An Englishman in Iraq. Allora, e adesso non ascoltiamo loro, ma ascoltiamo i meravigliosi, grandiosi Misfits, Dig Up Her Bones. Quanto sei bravo. Bones. Upper Bones, siamo sempre qui in diretta, sono le 17.53, mo come siamo precisi, radio.musica, questa è We Believe in Music, oggi in compagnia dei Nothing More to Say. Questo programma, io poi ve lo dico, va anche in differita su BBC One, oggi troppo inglese, oggi siamo proprio... E oggi una roba... International parte 2. Yes. No, c'era da dire che c'è da dire che potete riascoltare l'intervista e tutta la puntata per intero sui nostri podcast, perché verrà pubblicato a termine della puntata su tutti i store podcast possibili e immaginabili. Adesso ha introdotto anche Amazon Music, Apple Music e poi Music. Siamo anche sul SoundCloud di radio.musica anche. Cioè, ragazzi, cioè tu scrivi We Believe in Music. Cioè, uno non è che può dire no, non l'ho trovato. Impossibile, impossibile. Non mi prendere. Non avete scuse, bimbi. Non avete nessuna. Anzi, andate a recuperare. Non avete nessuna scusa. Esatto, bravo. Vedi lui, guarda in camera. È abituato all'Olifant. Si vede. Guarda che sguardo tenebroso. Guardalo. Ciao. È abituato proprio a fare sono roba. Il tuo amico. Ho voglia di te. Ho voglia di sentirti. Ho voglia di parlare. Ho voglia di conoscerti. Chiamami. Che è sta roba? È molto teleregione sta cosa. Stava esprimendo i miei pensieri mentre guardavo un video. Ecco. La bellissima ragazza che sta leggendo questa A posta. Proposito di telepromozione, io vorrei ricordare agli amici a casa che un nostro amico qui di radio.musica lunedì riapre. E quindi cosa facciamo? Promotion. 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 Promotion.
Da lunedì 30 maggio la locanda di Sabino riapre. Nothing more to say per caso. Scherzi a parte, volevo ricordare a tutti gli amici che sono in ascolto di venire lunedì qui a San Michele, perché c'è la locanda di San Martino che riapre. La locanda di Sabino. Di Sabino? Dove dobbiamo andare a San Martino? Ragazzi, avevo letto male, mi perdonate. Non fa niente. Dimmelo per bene, per favore. La locanda di Sabino a San Michele di Bari. Sì, sì, riapri i battenti. Allora, l'abbiamo detto, dal 30, fra qualche giorno, insomma. Sì, dal 30 di maggio. Impegni, via Largo Impriani 7, vi aspettiamo. Quindi andiamo tutti quanti alla locanda di Sabino, che riapre la mattina con la macelleria dalle ore 9, poi a pranzo con i piatti pronti e dalle 19:30 il fornello pronto. Cioè, spettacolo. Maurizio sta già là proprio. Quindi il prossimo sabato noi sappiamo cosa fare dopo la diretta, giusto? Dopo la diretta, assolutamente, dalla locanda di Sabino. Assolutamente sì. Tutti insieme. Quindi cosa abbiamo fatto? Una promotion. Oggi fantastico, ci è piaciuta questa promozione. Quando volete. E noi cerchiamo di aiutare sempre le attività commerciali, ci fa piacere. Anche perché bisogna, insomma, dirlo, al locale di Sabino si mangia bene. E come? Mica possiamo dire agli amici di andare lì e poi si trovano male. Cioè, è regolare come discorso. Allora, torniamo a parlare di musica, andiamo a parlare assolutamente dei nostri ospiti. Nothing more to say, ricordiamo di andarli a googolare immediatamente e di cercare le loro pagine. Cos'è MTS? NMTS, vabbè, ma se scrivi Nothing more to say, NMTS official su Instagram, ragazzi. Ok. No, sì, non ho capito. Piccolo plug. È lui. Niente, vuoi fare la Baldoria o non la sai fare, Angelo White? Niente, deve essere tutti che mi vogliono emulare. No, fallo tu, schiaccia tu un bottone, scatto. Allora, questo è quello che voglio dire, come al solito, al nostro amico Angelo. Sì. No, non lo puoi dire più. Sì, sta proprio. Però, caro amico Scattone, sono le 18. Io non voglio che poi tiri fuori la roba. È che presto, io... ancora, sono le 17:57. Tempo al tempo. Non voglio che poi tiri il fatto che io ti debba censurare su queste cose. Oggi te lo sto ricordando. Va bene, va bene. Non pensate di che cosa siamo. Siamo in fascia protetta, vero? No. Oddio, quella ormai è protette più che altro. poi capirete. Allora, parliamo di questo brano dei Misfits. Abbiamo detto che è uno dei vostri, chiamiamo così, gruppi cardine, che ha agito, diciamo, nella vostra psiche per portare la musica. Come mai proprio questo brano, che è Dig Up Her Bones? Vado? Vai. Diciamo, tanto ormai vi sarete abbastanza stancati di sentirmi vedermi. Allora, sostanzialmente i Misfits sono stati una delle band su cui io ho consumato fondamentalmente nel corso degli anni, che ho ascoltato più frequentemente. E hanno questa sonorità, queste chitarre soprattutto molto aggressive, che mi piacciono molto, e siamo riusciti a, diciamo, a farle nostre in qualche modo, soprattutto in brani come Lost in the Rain, che è il pezzo che abbiamo sentito all'inizio. Sì, ne parlavamo nel fuori onda, sì, questa assonanza, sì, stilistica, se vogliamo. E diciamo che neanche a farlo apposta, è stata una cosa che hanno notato anche degli youtuber americani ai quali abbiamo sottoposto la canzone per una revisione, diciamo così, alla cieca. Sì, al buio sostanzialmente. Okay. E loro hanno detto che effettivamente era un brano le cui sonorità, le cui chitarre ricordavano un pochino quelle dei Misfits, e quindi ci ha fatto molto piacere la cosa, perché significa che siamo arrivati e le nostre radici si sentono. Ottimo, ottimo. E avere il riscontro da qualcuno che non ti conosce affatto e dire guarda, pare che sia come, significa che sei arrivato a farti capire, a far capire. Mancano quello. Mancano 15 secondi alle 18. A far capire quello che. Ma tu fallo anche in terreno. Mancano 10 secondi alle 18. Vabbè, facciamo il countdown. Vabbè. Mancano 5 secondi. La paperina già parte. Qui a Radio.Musica sono le ore 18. Tu. Sono le 18. Io esigo. Dentro la stanza. In cazzeruccio. Dentro la giungla. In cazzeruccio. Dal farmacista. Vai. Io esigo. In cazzeruccio. Anche domani. In cazzeruccio. Anche domenica. In cazzeruccio. Io non ci posso credere. Si sono uniti in questa roba. Non era, io mi aspettavo quell'altro, però. Vabbè, lui ha quello normale, io invece ho quello diverso.
Il caffeuccio! Il caffeuccio al ginseng! Oh, è una cosa nostra, vabbè, va fatto. L'inglese alle 5 hanno il tè, noi alle 18 abbiamo il caffeuccio. Il caffè al ginseng. Benissimo. Che provvederemo a fare arrivare qua. Quanto prima. Avevo in mente di chiedervi una roba, ma dopo questa cosa. Come cioè... beviamo il caffè, forse? No? Adesso vediamo se. Ve la chiedo io. Stavate parlando prima di YouTube. Ho visto anche sui vostri social che vi hanno visto. Ne parlavamo qualche secondo fa. Vi hanno visto degli americani. Da dove è uscito tutto sto fatto? Diciamo che... Cioè, siete stati voi che vi siete promossi, sì, o sono loro che vi hanno googolato e hanno detto, mo' quasi quasi? No, diciamo che ci siamo proposti noi, perché appunto questi ragazzi americani hanno questo canale, Punk Rock Radar, appunto, in cui hanno, diciamo, realizzano una serie di format. Uno, okay, di questi è incentrato proprio sulle band emergenti, di cui loro ascoltano una parte di una canzone e ne esprimono un loro parere. Alla cieca, cioè completamente al buio, senza conoscere ovviamente, certo, i componenti, senza aver ascoltato prima il pezzo. Primo ascolto, opinioni a caldo, tutto qua. Abbiamo avuto la fortuna, in realtà, la possibilità di essere inseriti in questo format, e quindi abbiamo, diciamo, avuto questo bellissimo riscontro che ci ha fatto molto contenti. Bello, avete il video su YouTube pubblicato, sì, questo, sì, quindi sì, andiamo subito a trovarlo, chiediamo agli amici a casa. Poi se lo hanno visionato, pure loro, si può dire pure loro? Sì, pure loro, dillo a loro, non a me. Anche a loro. Tra poco dedichiamo la parte della puntata alle domande che sono pervenute sul sito. Anche perché io proprio, Chicco, la prendo a volo questa cosa, vedo che gli americani lo fanno molto spesso, cioè si mettono lì davanti al computer, ascoltano pezzi di qualsiasi genere, random, e giudicano, cioè sì, X Factor Made Home. Ma bella sta roba, inizierò a farla pure io, però i miei giudizi non è che siano... Bah, vabbè. Prossimo disco è sempre dei Nothing More To Say, si chiama Pena, e il titolo è in italiano, o sbaglio? È un pezzo in italiano, è l'unico pezzo in italiano dei cinque. È bella, perché la prossima domanda era proprio questa, in italiano quando? Adesso. Virale, odio virtuale, amore naturale, onestà intellettuale.
Radio.musica, We Believe in Music, Rock and Roll. Ma ti aspettavi che parlassero di amore questi quattro scalzacani? E come? Ma non li vedi come? Sono ragazzi semplici, uno li può giudicare dal tipo di musica che suonano. Bisogna conoscere le persone, non è possibile e fare. E allora perché li facciamo roba? Venire qua secondo te? Perché li devono conoscere, si deve capire che questa musica fa parte dell'arte generale che è la musica. Cioè il concetto è proprio quello lì. Pena perché c'è qualcuno di voi che fa pena? Tutti. Vabbè, facciamo tutti quanti pena. Facciamo pena quando suoniamo in sala prove questa canzone. Ok, allora ci siamo giocati la battuta. Adesso torniamo a parlare seriamente di questa canzone. Perché probabilmente è roba sua, ecco perché. Ah no, no. Ma cosa fate? L'amore nei dirupi? Sì. perché dire no? A proposito. Perché dire no? La braccia accesa, diciamole tutti. Dopo mi è venuto in mente quella roba di... Vabbè, poi dopo la dico. Però chi me ne parla di pena, ragazzi? Ah, niente, sostanzialmente pena è una canzone che parla di quanto nonostante si provi a nascondersi dietro facciate di apparenza e dietro a una lunga lista di fesserie, alla fine dei conti non è che si possa fingere più di tanto di non essere delle persone che fanno pena. Sì, è un brano in generale sull'ipocrisia, sì. Okay. Cioè imperante, niente, questo è appunto anche qui se vogliamo ritorna un po' il discorso della diversità anche di tematiche che ci piace affrontare, certo, perché certo. Diciamo abbiamo cominciato con un brano molto introspettivo se vogliamo per continuare con non sopportiamo i lunedì e finire certo. Con questa roba che diciamo... per arrivare poi subito sulla narcopunk. Ma siete ingegnere proprio, le inventate tutte. Mamma mia, tutte, non dormiamo la notte. Ora, immagino che voi nella vita facciate tutt'altro che i musicisti, cioè di questo immagino che non riusciate a vivere, ok, le esibizioni, ok, il ritorno d'immagine, eccetera, eccetera, però chiaramente ancora, e spero che un domani riusciate a fare quello che effettivamente vi piace veramente, perché queste sono cose che uno le fa per hobby, per passione, però ci si mette sempre l'impegno. Come fate a far coincidere il lavoro di giorno, lo studio con magari? Con svariati salti mortali. Non vi ho chiesto ancora se qualcuno studia, quindi lavoro barra studio. Come, con la droga? No. taglia, Twitch, taglia, ci dissociamo, no, io non lo conosco questa persona. Beh, questo poi lo tagliamo quando andrà in onda, vero? Sì, siamo in diretta, siamo già in onda. Grazie. Perché tu sei malato. Vedi? Bugia, ma non è vero. No, comunque, come facciamo? Semplicemente tanti sforzi, tanti sacrifici, non è facile, perché veramente dopo magari 10 ore di lavoro, trovarsi in sala con 40 gradi fuori e 50 dentro, e tu che devi provare, sei stanco, e tutto, non è facile. Un solo ventilatore molto piccolo puntato pure a terra, tra l'altro. Ha detto ventilatore. No, noi stiamo ancora piangendo la sua dipartita. Però in sua sostituzione, Abemus. Comunque, poi diciamo lì subentra ed è fondamentale l'unione del gruppo. Cioè certo. il discorso veramente di essere famiglia sotto questo aspetto qua. Perché sennò ci si manda a quel paese con una facilità è sempre, assurda. Ci vuole poco. Adesso mi sembra chiaro. Adesso mi sembra chiaro. Ma come parli bene? Ma voi avete tipo quello studio, adesso me lo immagino un po' così, con i cartoni delle uova attaccati ai muri. No! non abbiamo neanche i muri in realtà. Abbiamo l'intonaco dei muri che si stacca ad ogni colpo di batteria del buon Maurizio. O perché pesta forte lui o perché ha dei muri... Oggi stamattina ci siamo trovati per le prove, no? E quindi mentre suonavamo, tra l'altro, uno dei nuovi pezzi che proporremo in futuro, è un pezzo anche un po' più romantico per l'appunto. Ne parliamo tra poco. Mentre suonavamo questa parte un po' più delicata, vedevo il muro e cadeva tutto l'intonaco. E io sono... cioè, è una storia vera, non è finzione. La rottura dei coglioni. Sì, molto. L'ha detto Mara, non l'abbiamo detto noi. Ma quindi poi avete anche il problema del vicinato? Spero di no. Quello no. No, quindi dovete far baldoria. Ci vengono a chiedere di chiudere la porta quando fanno 40 gradi perché devono registrare. Vabbè, ma là diciamo è più che una questione di quieto vivere, più che, sì, più che ci altro. Sta, ci sta. È più buon diciamo vicino. Che sì. Vabbè, va, ci sì, sta, sì, va. Ci sta. Poi c'è il ventilatore che voglio dire sostiene il gruppo. E i laureati stanno tutti disoccupati.
Almeno con questo lavoro ingraniamo un po' la buona volontà di imparare, di dare valore a questi lavori. Poi ce lo svolvare paziente, lo sbarazzo. Amen. Condivisibile. Io però, Nunzia, me la vedo accanto al vostro studio che fa, no, le orecchiette. Fanno voi... danza, fanno ginnastica, vanno a fare a botte, facendo giù, facendo giù. E le strascinacce, la mappa! Vogliamo un urlo di Nunzia nella prossima canzone dei Naff. Io sto recuperando il numero di Nunzia perché gli devo fare l'intervista telefonica. Però potrebbe essere un'idea avere il banchetto con lei che fa le strascinate e voi... accanto al palco. Così. Perché no? Cibo e spettacolo. Rock e strascinate. Rock e strascinate. Il nome di un festival, cioè il nome del vostro festival sarà questo, ragazzi. Rock e strascinate. Hai spoilerato che stiamo facendo un festival. Cioè, io non lo so. No, nessun festival. Festival. Non c'è un Refrain. Sto scherzando. Io voglio venire a lavorare con voi, ragazzi. Cioè, è troppo divertente. Guarda, cioè, se guardi attentamente, vedi il momento in cui gli hai spezzato il cuore. No, dopo. No. Ma stavo scherzando. Lascia la Puglia. Puoi riposizionare un attimo le cuffie, per favore? Sì. È molto bello conoscerti. Ecco. Allora, scusate, sto lacrimando. Puoi annunciare il prossimo brano? Ah, abbiamo i brani oggi anche. Vabbè, ma se vabbè, io ti ho detto quelli difficili. Vabbè, sorry, scusa, aspetta, che ci togliamo da ogni biccio. Lo vuoi presentare tu il prossimo brano? No, fra, questa è una scelta tua. Che cos'è? No, in realtà, io lo farei dire a Michele. Michele, lo farei dire a Michele. Questo è il tuo. No, stiamo per ascoltare Rose of Sharon dei Killswitch Engage. Mamma mia, così facile. Umbriacato. The closure, it was in the law. What dream, what war, fearless words I said to you. We'll be free, then I'll find a way to turn back time. Can I turn back time? Questi erano i Killswitch Engage con Rose. No, scusa, non ho capito. Killswitch Engage. Sure, what's so, American excuse boys? Me, Mr. Kiko, I have a little bit of English inside of my brain. Sorry. Killswitch Engage. Sorry. Rose of Sharina. Allora, questo era il preriscaldamento del nostro chitarrista. Chitarrista, appunto. Ritmico. Ritmico. Cioè il riscaldamento. Immagino poi dopo sto riscaldamento che cosa bisogna suonare. Tutto in discesa. Tutto io ce l'ho, roba. io ce l'ho. Secondo me loro poi fanno questo. Questo. Sta andando tutto male.
cioè, il sommo. Il maestro Bini, ragazzi, intoccabile. Cioè, questo non è un riscaldamento, questo è già, diciamo, no? Diciamo che serve a sciogliere le dita, molto sciogliere, nel senso letterale, forse anche qualcos'altro. Vabbè. Però è simpatico. È fantastico. Però pensate, è più famoso di qualche altro. Cioè, voi ci pensate a sta roba, fa paura. Voglia. Quando una cosa diventa, come si dice, virale. Diventa virale. Di certo al momento è più famoso di noi, quindi. Sicuro. Pure di me, cioè, non è che vogliamo andare tanto lontano. Mo l'ho detto io. Che hai detto? Di... No, niente. Vincere. Non parlate fuori onda, no, ragazzi, che mi va. Ci arrabbiamo. Si diverte a tributare le battute che fanno gli altri. Me lo stava dicendo lui, l'ho riportato. No, ragazzi, prendetevi, cioè, una stanza e fate le cose vostre. Una rage room. Una rage room. Ma come siamo bravi. A proposito di rage room, entriamo nella nostra rage room. Sì, perché room. Siamo quasi in chiusura e quindi avrei necessità ora di porvi le domande del nostro pubblico e quelle che hanno deciso. Allora, uno l'abbiamo già fatto. Noi ringraziamo tutti gli utenti che ci hanno scritto sempre rigorosamente. Veramente, stiamo trovando veramente delle brave persone. Cosa ne pensate dei social? L'abbiamo già risposto. No. Cosa ne pensate dei talent? Dei talent abbiamo risposto. No, vabbè, social, ragazzi. Stavo a fare lo scemo. Allora, c'è Samuele che scrive: come mai solo una canzone italiana? L'abbiamo detto. In futuro probabilmente ci sarà altro. Allora, per adesso abbiamo altri pezzi in cantiere. Ok. Ne possiamo parlare adesso? O... Sì. Approfittiamo e uniamo le due cose. Certo. Ok, allora, abbiamo altri pezzi in cantiere. Saranno, diciamo, usciranno nei prossimi mesi. E abbiamo avuto la fortuna di incontrare sulla nostra strada, in realtà, una serie di persone. Dal ragazzo con cui abbiamo registrato l'EP, che è Marco Fischetti dei Death Star Studio, che ringraziamo, a Fabio del videoclip. Adesso abbiamo incontrato altre persone, che sono Sebastiano Lillo e Dado Penta, che sono coloro i quali gestiscono questa etichetta che si chiama Trulletto Records, con la quale abbiamo avuto la fortuna, stiamo avendo la fortuna di collaborare, e faremo uscire insieme a loro, questa è la primissima volta, forse mia madre manco la sa sta cosa, che in autunno faremo uscire qualche pezzo nuovo insieme a loro. Bene. Oh. Potrebbe esserci qualcosa in italiano, altrimenti seguiteci, perché comunque abbiamo in repertorio dei brani, dei testi in italiano, tanti. Dobbiamo soltanto, diciamo, quando farli uscire, con quali tempistiche. E andiamo, forza, dai. Ragazzi, dai, sempre. Forza. A posto così, il soggetto è consapevole, può quindi continuare a interpretare la sua pantomima. Direi che ci siamo. In tal senso, scusami Fra, voglio ricordare solo gli amici a casa di andare a cercare i nostri amici per seguirli e rimanere aggiornati, qualora fosse interessati sui movimenti anche estivi, perché ci sarà qualche esibizione, però... Ve la faccio dopo sta domanda, vediamo... È perché mi hai fregato, perché hai detto eventi estivi, questa la manda Davide. È lui che ha fregato me, perché ce l'avevo per dopo. Quest'estate dove ve ne andate? Dove ve la fate? Stessa spiaggia, stesso mare? Allora, partendo, diciamo, dal presupposto che ci stiamo concentrando molto sul appunto registrare i pezzi nuovi con i ragazzi della Trulletto, abbiamo potenzialmente una data, stiamo aspettando soltanto una conferma, possiamo dire che... Dovremmo teoricamente suonare nella città natale di Francesco, che è appunto Taranto. Non è ancora confermata la data, non abbiamo la data precisa, però presto, appunto, per chi ci segue sui social, faremo lo spoiler definitivo. Insomma. Bene, bene, bene. Top, si direbbe in giro. Io vi verrei a sentire quasi quasi. Vi aspettiamo. Notte prima degli esami. Mamma mia, Corrado Guzzanti, ragazzi. Vabbè. Leggenda. Parliamo di un livello leggenda. Fatemi sapere quando è che fate, se lo fate in live, se ho il giorno libero, perché molto volentieri. Taranto da me è un po' di strada, però me la farei volentieri. Tanto vado a Castellaneta spesso, quindi se mi trovo nei paraggi, why not. Comunque Taranto, sai che c'è il mare, lo sai. Si è allagato! Oddio, si è allagato! Ma che? Si è allagato tutto! Ma chi è questo? Maccio. È Maccio. Fantastico, ragazzi. Ce l'avete tutti, ce l'avete. Prossima domanda, un po' l'abbiamo detto, magari lo rispieghiamo meglio. Come mai avete scelto di suonare il punk rock? Ce la manda l'amica Greta. Sommariamente ne abbiamo parlato dall'inizio.
Sì, diciamo, io aggiungerei, volete dire qualcosina? Sì, più che altro non è che è stata proprio una scelta, è stato un amore a prima vista. No, è stato più che altro un convergere insieme su quella che era poi una strada che potesse accomunare tutti e che mettesse tutti quanti d'accordo. Io penso che quando uno inizia un percorso musicale su un genere musicale, penso che sopra di lui ci sia qualcuno o qualcosa che gli faccia innescare quell'amicizia. Tu mi dicevi prima, facevi riferimento, che comunque in famiglia hai avuto questo avvicinamento a questi gruppi musicali e poi così via. Ma dalla nascita si può essere amanti di un genere musicale? Secondo me si può essere educati alla musica e in generale all'ascolto. Cioè anche avere comunque una mentalità abbastanza aperta e fare un po' anche da spugna, no? Perché magari tu puoi ascoltare anche tutt'altro nel quotidiano, però essere recettivo nei confronti di qualcosa di nuovo che ti rapisce, qualcosa di nuovo che ti incuriosisce, e andare a tua volta a scoprire e a scavare. Quindi nei viaggi in auto con mamma e papà ponderate la musica, perché è quella che poi domani farà di quella persona che sta lì dietro inconscia di quello che si sta ascoltando, no? Mio padre ascoltava Battisti Modugno, cioè, poi di lì la mia passione per la musica in generale e poi per la radio, perché per fare radio bisogna conoscere un pochettino di tutto, certo, e di più, penso. Vero. Poi uno può fare quello che... Questa è performance. Performance. Questa è performance. Tu che ne sai dei sogni, ma tu che ne sai dei sogni. Anche questa è performance. Questa è performance. Anche questa è super performance. Abbiamo qualche altra domanda, amico mio? Un attimo che si è spento un attimo il mio device. Su WhatsApp sta arrivando qualcosa. Ricordiamo il numero subito, per favore. Ah, ho capito perché tu vuoi andare a vedere su WhatsApp, eh? Perché? Perché la settimana scorsa... Aspetta che devo dire il numero. 393-2824-444. Allora. Rido, sorrido. Perché è arrivato un invito a votare, ma noi ne siamo di San Michele. No, non parliamo di politica. Un saluto agli amici dei Nomotus e un grosso in bocca al lupo, siete bravissimi. Grazie, hai visto? Che carini, grazie. Poi c'è uno che riguarda la mia voce per caso? No, vai a... No, scusate, un po' di catarro, sai. Vogliamo sapere. No, vabbè, dai, dillo. No. Se lo ritrovo, forse l'hanno cancellato. Io non l'ho cancellato. No, cerca, controlla se ne arrivano altri. Nel frattempo ascoltiamo un altro brano dei nostri Nothing More to Say, si chiama Far Web. You can't be a better version of yourself. If you won't break free, pay your gun and break your horse. This goal is far from here, 'cause it's so far, far, far away. Where I don't know you and you don't know. Don't fade out, the journey's quite complete. I see you are our kind, too much data on your mind. If we can get some rest, the problem is the best. Free shots of whatever you want, so the area is known. You can't be a better version of yourself. We'll be right back.
sister. Sex is good, but have you ever fucked a sister? Le 18.25, siamo sempre qui in diretta su Radio.Musica. Questa è We Believe Music e siamo ancora con i Nothing More To Say. E abbiamo appena ascoltato Far Web invece di Far West. Esatto. Cioè, quello è il collegamento. Esattamente. Perché web? Diciamo che questa è un'altra, ecco, se vogliamo, tematica che ci sta particolarmente a cuore, ovvero il rapporto tra l'uomo e la tecnologia. Ok. Che generalmente viene affrontata con uno sguardo di critica. Certo. Quindi, perché più che un uso è un abuso quello che ne facciamo, no? Sostanzialmente. E quindi in questo testo che, diciamo, ho voluto, ecco, buttare giù, mi è piaciuto, ecco, affrontare, ecco, vedere un po' internet un po' come se fosse il Far West, dove sostanzialmente ognuno può fare e dire ciò che vuole, ignorando, ecco, fregandosene delle conseguenze. Certo. Fondamentalmente. Classico leone da tastiera. Esatto. Si può affrontare qualsiasi tematica e essere offensivi, volgari, razzisti, omofobi, sessisti, qualsiasi cosa, tanto comunque la passi liscia. E questo, sì, è il messaggio. E quindi l'ho voluta vedere un po' in questo modo, diciamo, come un far west tecnologico, quindi far web. Parlando di social e web in generale, proprio l'altro giorno ho visto una puntata dedicata al Meta. Il Meta è la nuova generazione dei social media. È fuori social... Meta. Si può portare la telecamera, no? Faccio vedere. Cos'è, una promotion anche questa? No, no, promotion. E Meta, per chi non lo sapesse, è questa realtà, questo mondo parallelo creato per vivere virtualmente una situazione. Il motivo per cui Facebook e Instagram e WhatsApp sono, adesso non si chiamano più, cioè qual è il loro nome, app, ma la società si chiama Meta, è perché Facebook ormai è diventato troppo antico per essere utilizzato per questo tipo di tecnologia, quindi probabilmente andrà nel dimenticatorio. Secondo voi Facebook ha vita lunga? In generale come social? Come social? Proprio in vista di questo? Ah, io onestamente, per quanto mi riguarda, da quella che è la mia esperienza su Facebook, Facebook si può dividere in due principali fasce di utenza. L'utenza giovane, grazie mille, l'utenza giovane, che è quella che in gergo utilizza questa applicazione più che altro per shitpostare. Che cosa? Shitposting. Ah, lo shitposting, okay, è sostanzialmente un... un postaggio compulsivo di principalmente meme, facezie e altre cose, esattamente, volte più che altro a scatenare l'ilarità, più che altro. Mentre il secondo bacino di utenza è il bacino di utenza dei 40-50 anni che le milfone, cioè. No. Proprio i boomer con eccoli, boomer proprio con questo... quoziente intellettivo a cifra singola, che utilizzano l'applicazione di Facebook esclusivamente per buongiorno e buongiornissimo per condividere con il mondo le loro idee, la terra è piatta, disinformate esattamente e in generale per rendere tossica e cancerogena la community. E ringraziare per l'amicizia le ragazze che... sì, quelle... sì, ringraziare le minorenni quando gli accettano l'amicizia, quando sì, sono abbastanza stupide da accettare. Ecco perché quando hai detto boomer era proprio lì, è diventato troppo vecchio come social. E voi un Meta lo fareste? Allora, innanzitutto io, diciamo, direi giusto questa cosina, che secondo me più che vecchio si è saturato troppo, cioè secondo me c'è troppo di tutto, tutti postano qualsiasi cosa sempre. Io do ragione a lui sul fatto che l'età media di Facebook si è alzata di botto, perché cioè io per primo sono uno dei primi utenti di Facebook, nel senso che quando è stato creato sono stato uno che si è iscritto immediatamente. E il mio profilo è ancora lì, ha addirittura 15 anni di vita, sì, il mio profilo. Però è dormiente, nel senso che sì, lo uso perché di riflesso condivido la roba che c'è su Instagram,
passa direttamente lì sopra. Ecco la scelta oppure di Instagram. Ti ricordi che c'è qualche compleanno, ti arriva l'icona oggi è il compleanno di Angelo Bianco e tu scrivi auguri, augurissimi. Però dall'altra io Facebook lo adoro perché mi ricorda le cose successe quel giorno. E adoro in senso, mo non la prendete com'è. Però mi piace perché magari mi tornano in mente delle cose che ho fatto, che ho piacere di ricordare, perché se sono lì è perché ho deciso di lasciarle. Io poi sono uno che le cose che non gli piacciono, se mi ritorna in mente qualcosa che non mi piace, via. Poi ti compare la foto di 9 anni fa di quella ex storica che adesso vorresti prendere a badilate, però... Vabbè, sì, i ricordi di Facebook sono una cosa bella. Sì, sì, quella roba lì è carina. Tu dici, ma probabilmente si può fare anche su Instagram. Ma se la mettessero come funziona, diciamo che sarebbe male. Ma fondamentalmente è un po' quello per cui almeno io personalmente mi sono iscritto su Facebook. Cioè, rintracciare magari quelle persone con cui avevo perso i contatti, no? Cioè, quelle persone di cui non hai il numero. Che lì sono sicuramente iscritti. E lì le trovi. L'altra faccia della medaglia è quella. Poi diventa una cosa di cui comunque hai bisogno, perché magari vai all'università, si crea il gruppo delle persone per condividere gli appunti, oppure hai un interesse, c'è la pagina che cura quell'interesse. Cioè, poi diventa un qualcosa di cui inizi ad avere bisogno. Per un certo periodo. Sì, quando poi inizi ad accorgerti che quando sei bombardato di roba che effettivamente poi non ti interessa, non ti serve a niente. Esatto. E quando ti rendi conto che magari i rapporti con le persone, se li vuoi tenere, li mantieni lo stesso, non hai bisogno di Facebook o di un social per gestirli. Certo. Ti rendi conto che ne puoi fare anche a meno. Io adesso metterò in moto la macchina social media manager, che è il mio SCAT, e lui stesso creerà un meta tra poco. No? Metaverso. No, non ti interessa? Tutti, e dico tutti, dalla A alla Z, ve ne dovete andare a zappare la terra. Ah. Let's go. Questo è ciò che penso dei metaverso, sì. Metafischio. Forse dovremmo più concentrarci sulla vita reale prima di pensare a quella successiva, diciamo. Ma lì si creano, io ho visto Snoop Dogg che ha già il suo metaverso. Ma tutti, ormai... Ormai i maggiori artisti già, e girano il... Cioè, il capitale concerti, sociale sì, che sì. ne gira attorno è spaventoso. Una roba assurda, roba sì, assurda. Perché sì, lì poi dentro puoi comprare delle robe che rimangono lì, c'è uno shop, esatto. Anche se la moneta è virtuale, ma poi vabbè. Sì. Ragazzi, qua vi vedo andare in giro con gli occhi virtuali, com'è quella roba, come si chiamano? Le maschere per la Ray-Ban Target Camouflage. Camouflage. Purtroppo siamo fuori orario, ragazzi, è giunto il momento dei saluti e io vi volevo ringraziare per essere stati con noi questo pomeriggio goliardico in questa piccola chiacchierata che ci facciamo insieme. Vi do il mio più grande in bocca al lupo per il vostro futuro. Viva e come sempre spero che un po' di fortuna ve la portiamo, insomma, me lo auguro. Essere per stati questo. Qui è già stato un enorme piacere ed un onore per noi, quindi veramente. Grazie a voi davvero. E allora io direi una cosa, Chicco, visto che ce l'hanno chiesto veloce, abbiamo parlato all'inizio, abbiamo detto non abbiamo nulla da dire. Sì. Ci chiedono perché non abbiamo nulla da dire, come mai nothing more to say. Chiudiamo così, dai. Grande. È un nome antinome, perché è un nome che rappresenta il contrario di quello che siamo alla fine dei conti. Noi di cose da dire ne abbiamo tante, ne avremo tante nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Come abbiamo dimostrato quindi, durante la puntata, insomma. E quindi alla fine dei conti il nome è un po' in antitesi con il messaggio della band stessa. Scusate ragazzi, ma in sottofondo ascolto un brano che non è in scaletta. Solo scherzetto perché... Allora io adesso usciamo dal discorso musicale per un attimo. Intanto ancora grazie e spero di ritrovarvi nuovamente qui fra qualche mese a presentare i nuovi dischi eccetera eccetera. Perché no? Da noi la porta è sempre aperta. Grazie. Ringrazio gli amici a casa che sono in ascolto. Radio.Musica torna con We Believe in Music sabato prossimo. E ricordiamo ancora una volta che da lunedì riapre la locanda di Sabina. Sabino. Oggi tutti abbiamo detto via Largo Imbriani. E quindi mi raccomando, San Michele a San Miguel da lunedì. Locanda operativo, di Sabino dalle operativo 9, dalle 9 con la macelleria, poi alle 13 con i piatti pronti, 19:30 fornello pronto. E noi lo andiamo subito a testare il nostro Sabino. C'ho già fame, raga. Sì, anche io. Allora, il disco così? Che ascoltate in sottofondo, lo riuscite a sentire voi, fa riferimento a qualcosa che è successo la settimana scorsa. Non c'ho la mano, non ti ho lasciato la voi a seguite casa. Il calcio? Io no. Sono simpatizzante di alcuni colori che sono il nero e il bianco.
Però vabbè, il mio amico qui accanto invece non è che simpatizza, è proprio fissato per il rosso nero. No, vabbè, ma io siamo in meno male non è nero azzurro, cioè su questo E, hanno vinto lo scudetto e quindi questa è la canzone che ha accompagnato il Milan per tutti questi festeggiamenti. Perché no, per... questo non te lo permetto però. Questo... No, no, quanto ti voglio bene, quanto ti voglio bene. Non te lo permetto questo. Perché cosa diceva Ciccio is on fire? Yeah, tempo fa diceva anche Ciccio is on fire, ma l'abbiamo cambiata, meglio così. Adesso è Tony is on fire. Yes, Pioli is on fire. Pioli? No, io non lo so, Pioli sono ignorante. Pioli is on fire, che è un calciatore, no? L'allenatore. No. Oh, Stefano Pioli, oh. Okay. Ragazzi, sono ignorante. Quindi vi lasciamo con questa canzone che è dedicata sia agli sportivi e non, ma questa è una bellissima canzone degli anni 90. E a me piace molto, tanto. Ci vediamo sabato prossimo con We Believe in Music qui su Radio.Musica. Ciao ragazzi, è stato bello. E fate i bravi. Ciao. Ciao, ciao. Pioli is on fire. Pioli is on fire. Che è un programma radiofonico con musica che spazia dai successi del presente a quelli del passato. Notizie, interviste, curiosità dedicate ad artisti internazionali, italiani, ma anche a quelli di casa nostra. Il sabato dalle 17 We Believe in Music, in diretta con Chicco, Scat e la regia di Angel White DJ. Microfoni aperti per una trasmissione interamente dedicata alla musica.